Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Presidente Federica, buongiorno, governatore, come vuole che la chiamo? Buongiorno, Massimiliano va benissimo. Massimiliano, va bene. Complimenti, prima cosa. Oggi c'è una divertente descrizione che fa di lei Francesco Specchia su Libero. Appunto, dice che lei, tomo tomo, cacchio cacchio, il furlano ecumenico emerge prepotente alle elezioni come un fiume carsico. Cioè, ha sempre un'aria molto, molto, insomma, distaccata, anche molto moderata, e poi però alle elezioni si prende il suo bel 64%, niente meno. No, come dicevo è andata bene, diciamo, è andata sopra le aspettative. Sentivo che c'era un buon clima in campagna elettorale, che evidentemente sono stati apprezzati 5 anni di governo che ho alle mie spalle, 5 anni dettate da molte crisi, dal Baia, Covid, la guerra, la crisi energetica, gli incendi, la siccità, insomma abbiamo affrontato molte criticità. Però spero dando delle risposte positive, e mi sembra che i cittadini le abbiano riconosciute, ed è stato per quello, dico, un risultato sopra le più rose aspettative. Senta, ma il sorpasso di Fratelli d'Italia, anzi, pardon, della Lega, che ci doveva essere, tutti dicevano il sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega, invece non c'è stato, tutt'altro in realtà, perché invece la Lega ha preso un punto in più, soprattutto è andata molto meglio che alle politiche, al contrario di Fratelli d'Italia che è andata molto peggio che alle politiche. In più la sua lista addirittura, insomma, è un testa a testa con Fratelli d'Italia. Questa cosa è data particolarmente gioia dentro un risultato importante, ovviamente? Ma devo dire che tutte le liste della maggioranza credo possano ritenersi soddisfatte. La Lega sicuramente ha fatto un risultato sopra le aspettative. Fratelli d'Italia, se guardiamo cosa è successo nel 2018, ha avuto una crescita esponenziale, perché anche bisogna contestualizzare, paragonare le politiche alle elezioni regionali non rende dopo la realtà di un territorio e la realtà della tornata elettorale rispetto al 2018. Perché invece ha visto che i giornali di oggi, che un po' inzigano, si concentrano sul fatto che dal 31 siamo passati al 18, in effetti, per Fratelli d'Italia rispetto alle politiche. Sì, però io, siccome sono vuole fare un'analisi onesta, deve considerare anche cosa è successo alle scorse regionali. Fratelli d'Italia, se non erro, era intorno al 5%, insomma, quindi sicuramente ha avuto una crescita importante. La mia lista, devo dire, sono contento, ha avuto un risultato sorprendente. La prima volta che si presentava, Insomma, speravo, quindi per lei è una vittoria di coalizione, ecco, non ci tiene a mettere il cappello sulla vittoria. No, una vittoria di una squadra, e penso che anche il consenso che ho ricevuto come candidato presidente è frutto di un lavoro di 5 anni dove Salvini c'è stata una squadra, l'ha sentito giunta, stamattina, io so, no, addirittura ieri sera, ma anche la Meloni ha sentito? No, ho sentito sia Salvini che la Meloni, Matteo l'ho sentito sia ieri sera che stamattina. Ok, e con la Meloni era contenta, le ha fatto i complimenti, insomma era contenta, era preoccupata dal fatto che i suoi fratelli d'Italia non avessero sfondato? No, è molto contenta, ma ribadisco, rispetto al 2018 ha avuto un ottimo risultato, e la Presidente del Consiglio è molto contenta, perché poi si è affermata nel contesto del Friuli-Venezia Giulia comunque la maggioranza, che è la medesima. No, le chiedevo nazionale. Questa cosa, perché secondo me, insomma, adesso lei giustamente è molto concentrato sulla sua terra, ma insomma, diciamo, qui a Roma c'è qualche piccolo problemino tra la Premier e la Lega, diciamo, nel senso che su una serie di cose le posizioni non sono proprio coincidenti, no, per esempio la Premier difende a sparatratta il PNRR così com'è, dice non temo ritardi, non temo problemi, e invece Molinari, che lei ben conosce, dice guardate, rinunciamo a qualche soldo perché tanto quei soldi lì sono troppi, non riusciamo a spenderli. Lei da che parte sta? Ma guardi, ho sentito le dichiarazioni di Molinari, mi sembrano assolutamente coincidenti con quella della maggioranza e della Premier stessa. In che senso? Che sicuramente bisogna cercare di aggiornare il PNRR rispetto a una condizione, rispetto a quanto è stato scritto, che è totalmente, radicalmente cambiata. Un contesto internazionale totalmente cambiato. Ma lei non c'era parla la crisi di rinunciare a dei soldi. Molinari sì, però, sono cose diverse. Federica. No.
No, Molinari ha dichiarato oggi che lo stesso Molinari ha detto che l'obiettivo ovviamente è modificare il PNRR rispetto alle esigenze che oggi esistono. Dice, se non si riesce a modificare, se non c'è niente, ha detto a questo punto è inutile fare delle opere inutili, ma la priorità, come oltretutto la Lega chiede da sempre, è quella di andare a rivedere, in assoluto oltretutto accordo con la Presidente Meloni, con il Ministro Fitto, andare a rivedere alcuni interventi che oggettivamente oggi sembrano fuori dal contesto storico. Cioè il PNRR non può essere visto come un'ideologia o come qualcosa scritto sulla pietra, deve essere adattato rispetto alle esigenze del paese e della comunità a cui si vogliono dare risposte, altrimenti rischierebbe diventare una bandiera e non una risposta ai problemi. E chi è che rischia di vederlo come un'ideologia? Mi scusi, le opposizioni, cioè lei pensa che la posizione di Conte e del PD sono un po' ideologiche, invece quella della Premier è più pragmatica? No, ma semplicemente chi dice il PNRR è così com'è, non si può modificare, non si può toccare, perché ormai è quello, vuol dire, secondo me, non rispondere neanche agli obiettivi per i quali il PNRR è nato. E quindi su questo, come dobbiamo, cioè oggettivamente, per esempio, anche sulle tempistiche, i governi precedenti, devo dire, anche contro il loro volere. È una fatica, perché non so quanto riusciamo a cambiare le cose in corsa, dato che abbiamo, cioè, il nostro lasso di tempo. Sì, però posso fare. Prego. Guardi, le faccio un esempio, però alcune infrastrutture strategiche per il paese, le faccio un esempio, quelle sulla mia terra. La Venezia-Trieste, che fa parte del corridoio Lisbona-Kiev, asse fondamentale non per l'Italia, per l'Europa, i precedenti governi, anche, devo dire, contro la loro volontà, non hanno potuto inserirla per i tempi del 2026. Ma voi sembra normale, cioè, togliere un asset strategico per l'Europa, non solo per Quindi l'Italia, dice, per dire non facciamo il 2028. Per ridiscutere, cioè, il PNRR, questa è la cosa più urgente da fare, capisco bene? Ma secondo me non serve... Secondo me non serve battere i pugni, secondo me ragionando in modo con l'assoluto buonsenso, penso che la stessa Commissione europea possa valutare che, per esempio, l'asse Lisbona-Kiev, e parlo di Lisbona-Kiev, capiamo anche l'assetto politico della situazione in questo momento, sia fondamentale. Cioè, pensare che questo sia un'opera esclusa perché i tempi non consentono nel 2026 di realizzare la tratta Trieste-Venezia mi sembra qualcosa oggettivamente che va contro il buonsenso. Senta, un attimo perché ho perso l'auricolare, eccomi. Prego, un'ultima cosa, no? Tanto perché, eccomi, poi, insomma, ho recuperato. Lei pensa che su questa vittoria pesi di più l'effetto Federica, come molti dicono, o c'è anche un nuovo Salvini, il Salvini del fare, quello che inaugura i cantieri, quello che non fa più polemiche, cioè il nuovo approccio di Salvini, secondo lei sta pagando per la sua Lega? Beh, guardi, è stato un lavoro di squadra in Friuli Venezia Giulia, con la Lega, con Salvini, penso con tutti i partiti che mi hanno appoggiato, da Fratelli d'Italia a Forza Italia, alla lista Federica Presidente. Dopodiché bisogna avere rispetto per il voto, sapere che è un voto del territorio, un voto per eleggere una maggioranza e un presidente di regione in Friuli Venezia Giulia. Infatti mi hanno chiesto più volte, ma non c'è stato l'effetto Schlein. Io non voglio utilizzare strumentalmente il voto del Friuli Venezia Giulia. Ma lo sa, qui oggi ci sono un sacco di pezzi cattivi sui giornali. Lei forse non li avrà letti perché sarà molto preso dai festeggiamenti, che dicono che mentre Salvini inaugura cantieri, taglia nastri, lei e Zai vi prendete la Lega. Alla fine siete voi quelli che decidono ormai. Un asse, Federica, Zai e Giorgetti, con Salvini che è sempre più frontman, che conta poco, diciamo. Io riferisco, Ma guardi, sono ricostruzioni totalmente lontane dalla realtà. Sì, beh, io le confermo che sono lontane dalla realtà. Penso che Salvini stia facendo benissimo il lavoro da Ministro delle Infrastrutture e noi, ognuno nel suo ruolo, chi in Veneto, chi in Friuli-Venezia Giulia, chi in Lombardia come Presidente di Regione, stiamo cercando ovviamente di fare del nostro meglio per dare risposta alle nostre rispettive comunità. Allora, io la saluto. Non ci vediamo mica alle prossime elezioni, no? Ci vediamo un po' prima. Che dice? No, ma ci tengo a venirla a trovare in studio. Bravo, bravo, riemerga come un fiume carsico in studio. Grazie mille. Allora, io nel frattempo, arrivederci.